Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati per un nuovo Bubble Tutorial. Io sono sempre Wildrim e se non avete visto gli altri video, naturalmente vi rimando alla playlist dei Bubble Tutorial. Anche oggi è un tutorial molto interessante, soprattutto per chi ha le prime armi con le bolle di sapone. Oggi infatti andiamo a vedere alcuni trick con i cerchi. Se avete un cerchio a disposizione, allora possiamo cominciare, altrimenti io vi rimando al tutorial su come costruire un cerchio. Se seguite i miei tutorial lo sapete, perché l'ho detto più di una volta, il cerchio è uno dei primissimi attrezzi materiali con cui vi troverete a che fare durante i vostri bubble show, e ce ne sono di diverse dimensioni, da quelli più piccolini fino ad arrivare poi a quelli giganti da 70, 80, 90 cm di diametro. Come dico sempre, per migliorare ci vuole allenamento, bisogna seguire dei corsi, andare a vedere degli spettacoli dal vivo. Questi sono solamente dei tutorial base, una base da cui partire. Ma adesso, bando alle ciance, anche oggi è un tutorial molto bello, rapido, stretto e conciso. Andiamo a vedere alcuni trick. Naturalmente non posso farvi vedere tutti i trick che si possono realizzare con il cerchio, altrimenti rischierei linciaggio, come sempre, da parte dei miei colleghi, ma ve ne farò vedere due in particolare che hanno un effetto molto simpatico e divertente e vanno bene sia per un pubblico di adulti che per un pubblico di bambini. Il primo trick che vi mostro è chiamato dai più la fuga di bolle. Ora, il bello del bubble show è che siete voi a personalizzare il vostro spettacolo, lo dico sempre, dunque chiamatelo come volete. Allora, innanzitutto cosa bisogna fare? Dovete sempre per bene inzuppare il vostro cerchio all'interno del vaso, del contenitore dove tenete il sapone, far formare la solita bella patina saponata e in questo caso, come in tutti gli altri casi, attenzione, fate scolare per bene il sapone, adesso vi spiego perché. Dopodiché formate una bolla più grande che dovrete poi ricatturare tramite sempre il vostro bel cerchio, in questa maniera qua. Ed ecco qui. Se non avessimo fatto scolare per bene il sapone, la bolla sarebbe rimasta più pesante perché il sapone avrebbe cominciato a colare dalla parte inferiore, da sotto, e per il trick che sto per mostrarvi non sarebbe andata affatto bene. Se non volete aspettare che il sapone scoli dal cerchio per rendere il tutto più dinamico, potete fare questo, formare più bolle grandi in modo tale che il sapone scoli automaticamente e a quel punto magari andare a riacchiappare la terza. In questo modo qua sarà leggera e pronta ad essere utilizzata per il vostro trick. Dunque ricapitoliamo, prendete il vostro cerchio, patina saponata, fate scolare per bene il cerchio o formate più di una bolla, dopodiché riacchiappate la vostra bollona con il cerchio e da qui cosa dovete fare? Dovete soffiare delle piccole bollicine all'interno della bolla più grande, facendo attenzione naturalmente a non farle esplodere. Da qui poi, con il dito asciutto, scoppiate la parte superiore. E il gioco è fatto. Un altro trick molto simpatico che si può fare è quello che io chiamo della chiappa bolle. Ora, non è che dovete dare per forza un nome a tutti i vostri trick. E funziona in questa maniera qua. Prendete sempre il vostro bel cerchio, insaponato con la sua bella patina, fate scolare il sapone, dopodiché, come quando giocavamo da piccoli con i tubettini di bolle, soffiando all'interno del cerchio, ma state ben attenti a lasciare sempre la patina saponata, formate una o più bolle piccoline. Mi raccomando di lasciare la patina perché? Perché quelle bolle più piccole poi dovranno essere inglobate da una bolla più grande. È molto più semplice di quello che sembra, eh? Attenzione. Eccola là. E poi la inglobate. E anche questo è davvero un bel effetto. Bene ragazzi, non voglio fare spoiler, ma vi dico che sono davvero tanti i trick che si possono fare con il cerchio, ce ne sono un'infinità. Dovete semplicemente allenarvi e studiare le varie tecniche, seguendo, ripeto, dei corsi, andando a vedere degli spettacoli dal vivo, e poi magari sarete proprio voi stessi, che ne so, a inventare un nuovo trick. Fatto sta che non potete fare dei trick del genere con il sapone se non avete un buon sapone, questo l'abbiamo già detto nel
nel tutorial delle basi, io ricordo sempre che il sapone che uso io è quello di Ugo Bassena, veramente il top, ragazzi. E allora si conclude qui anche questo tutorial, io mi auguro vi sia stato d'aiuto, vi sia piaciuto e quant'altro. Vi invito sempre ad iscrivervi al canale YouTube e a seguire le pagine Facebook e Instagram di Wildream. E naturalmente vi do l'appuntamento al prossimo tutorial, che non sarà settimana prossima a causa mia assenza fisica, non credo che vi strapperete i capelli, è il tutorial dove andremo a vedere alcuni trick con il fumo. Da Wildream, come sempre, è tutto. Un saluto!